La geografia non è l'elemento di economia più inutile, ma sicuramente è quello più trascurato. In linea di massima, questo è quello che è il messaggio di Tim Marshall nel suo libro Le 10 mappe che spiegano il mondo. Sinceramente, prima di averlo letto, non ero un granché convinto che effettivamente ci fossero stati dei spunti interessanti, ma effettivamente invece ci sono dei spunti interessanti. Che fanno capire quanto la geografia sia estremamente correlata all'economia e al sistema economico di un paese o addirittura di un continente. Ciao, io sono sempre Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura personale alla ricerca della indipendenza finanziaria, per passare più tempo con la mia famiglia ed ogni tanto anche qualcosina in più, magari un po' più acculturante, come in questo video dove vado a recensire questo libro di Tim Marshall. Tutto questo dopo la sigla. Corri ragazzo laggiù, pam, pam. Tim Marshall, autore di questo libro, è un giornalista e commentatore di molte testate e reti TV, fra le quali ad esempio Sky News e la BBC, ed anche la stazione radio LBC. Ha scritto il libro Prisoners of Geography, poi tradotto con il pessimo titolo italiano Le 10 mappe che spiegano il mondo. Sì, proprio questo libro. Traduttori. Infatti, il titolo originale dà molto più contorno al contesto di quello che il libro effettivamente va a contenere, qual è il contenuto reale di questo libro. Anche il finale del libro ricorda che la geografia è pur sempre una prigione che va a definire cosa sia e cosa possa essere una nazione o un continente, e dalla quale i governi, attraverso i vari leaders che si sono andati a succedere, sì? Insomma, quelli che sono succeduti nel tempo hanno sempre cercato di trovare un piano perfetto di evasione da questa prigione. Ma quali sono queste fantomatiche 10 mappe e come le ha messe nel contesto Tim Marshall? Ed inoltre, perché ad un investitore piccolo come me questo argomento dovrebbe interessare e molto? Ora ti vado a dire le mie impressioni, ma prima di continuare, come sempre, ti volevo andare a ricordare che di certo non diventerai il nuovo Super Saiyan della serie Dragon Ball, ma sicuramente ti farà aumentare la potenza della tua onda energetica la scelta di iscriverti a questo canale, di cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace e condividere il video magari con le persone a cui pensi che possa interessare. Oltre al fatto che in qualunque momento della tua giornata, anche se come me il bambino ti sveglia alle 2 di notte, potessi alzarti e andarmi a sostenere su Patreon per farmi raggiungere la mia indipendenza economica. Le famose mappe sono le seguenti, in ordine di come vengono presentate all'interno del libro, per cui sono capitoli: la Russia, la Cina, l'Europa occidentale, Africa, Medio Oriente, India e Pakistan, Corea e Giappone, America Latina ed infine l'Artico. Cosa mi piace del punto di vista dell'autore? Bene, sicuramente Tim Marshall cerca di essere il più imparziale possibile, andando a dare delle considerazioni su azioni messe in atto da governi fino a passare dalle guerre e dalle situazioni che magari sono andate ad originarle. Pur data l'imparzialità, che come ho detto prima è un punto positivo, è facile notare leggendo fra le righe che Tim Marshall ha comunque alcune simpatie e alcune antipatie fra i vari governi e nazioni. Questi giudizi non vengono dispensati per orientare il mio e il tuo giudizio, portandolo ovviamente dalla sua parte, cioè sul pensiero dell'autore. Ma comunque sono, secondo me, facilmente individuabili se si presta attenzione a quello che si va a leggere. Questo libro può essere a pieno titolo identificato come un ottimo, secondo me, strumento iniziale per entrare nel mondo della geopolitica e per capirne gli effetti reali che vanno diciamo, a impattare l'economia. Perché è quello che ovviamente mi interessa e interessa anche te se sei un investitore. Capire come mai un continente, per esempio come quello europeo, possa essersi sviluppato e sia stato per secoli addietro il motore del pianeta, ma allo stesso tempo come l'Unione Europea non possa ancora andare a competere in termini economici con gli Stati Uniti d'America, o di come un paese enorme, quale sia il Brasile, per quanto impegno possa metterci ad entrare a far parte dei paesi del primo mondo, passando dal secondo mondo, non possa trovare questa soddisfazione nel breve termine per le varie problematiche geologiche e sociali che lo comprimono nella sua crescita. Oppure, per quale motivo la Russia e Putin sono così ossessionati dalla Crimea o da altri paesi dell'ex blocco dell'Unione Sovietica e come faccia di tutto per evitare che questi paesi magari possano entrare a far parte dell'Unione Europea?
o anche per quale motivo India e Pakistan siano così vicine fra di loro, condividendo magari migliaia di chilometri di confine, dello stesso confine, ma è una è un'economia come l'India che cresce a una velocità esorbitante anno dopo anno, mentre l'altra, come il Pakistan, è relegata alla quasi povertà totale. Ecco perché ho adorato questo libro. Un saggio generico, per carità, ma comunque una grande introduzione alla politica economica che è legata alla geopolitica. Un filo logico che io non ho mai visto fino alla fine della lettura di questo libro, che mi ha anche affascinato da morire, devo essere sincero. Anche perché Tim Marshall non cerca mai di spiegare i concetti dal punto di vista giornalistico di un certo spessore quale è lui, ma invece cerca di scrivere un testo, secondo me, come se si stesse parlando all'amicone, al Cristo compagnone del film, come un linguaggio semplice, quasi come se fosse una discussione fra me e te e lui, molto colloquiale. Ed infatti credo che sia stato proprio questo stile molto semplice, molto pulito, che lo abbia portato a diventare un bestseller mondiale. Altro fattore fondamentale è che ogni capitolo è diversificato, come a voler significare che ogni paese o ogni situazione è completamente diversa. Per alcune mappe, ad esempio, ci sono degli approfondimenti di tipo storico molto ma molto profondi, mentre per altre mappe sono solo accennati e magari subentra più magari un approfondimento geografico molto più dettagliato o magari un approfondimento sociologico molto più dettagliato. Questo perché le condizioni economiche, geografiche e storiche sono indiscutibilmente e completamente differenti fra un paese e l'altro, fra un continente e l'altro. Tra l'altro ogni tanto esce fuori un pochino di ironia che in testi come questi non fa altro che rilasciare un pochino, diciamo, della tensione che si può andare a creare anche dato dal fatto che alcuni capitoli possono risultare un po' più ostici da comprendere, soprattutto per me. Per esempio, mentre leggevo i capitoli dedicati a India e Pakistan e quelli indicati al Medio Oriente, dove le mie conoscenze di politica si limitano essenzialmente a quello che ho sempre sentito dire al telegiornale o che leggo sul giornale e nient'altro, ovviamente questo aiutava parecchio. Anche la situazione brasiliana per me era un qualcosa di abbastanza nuovo dal punto di vista geologico e politico e sociale. Magari per te non lo era, ma indubbiamente il linguaggio semplice e le pillole di ironia aiutano il testo ad essere un po' più fluido e facile da leggere, pieno anche di numerosi spunti anche su possibili scenari futuri e sull'evolversi delle varie situazioni nelle varie mappe, di possibili deterioramenti o miglioramenti degli scenari che possono essere sia nel breve che nel medio che nel lungo termine, soprattutto in relazione al fatto che molte aree, anche se lontane, sono ormai completamente interconnesse o connesse fra di loro. Secondo me è una lettura molto ma molto affascinante, che ti mette comunque al centro di quello che sta accadendo un po' il mondo, e invece di guardare le cose sotto l'occhio del tifoso, tifo per quella nazione, per quel continente, pone la tua attenzione sul guardare il contesto in maniera il più imparziale possibile e da mille punti di vista ad ampio spettro. Libro veramente molto interessante. Se lo vuoi acquistare, trovi il link affiliato qui sotto in descrizione, dove, essendo affiliato, se tu lo compri io ci guadagno una piccola commissione. Bene, fammi sapere cosa ne pensi di questo libro, se lo hai già letto e se lo avevi già fatto magari, o se lo tieni nella tua wishlist d'acquisto di Amazon. Nel caso tu lo avessi già letto, ovviamente mi farebbe molto ma molto piacere avere le tue opinioni in merito o le tue considerazioni su quello che il libro dice, e fammi sapere anche se lo conoscevi solo per sentito dire. Comunque, in ogni caso, lasciami un commento qui sotto e fammi sapere la tua opinione su tutto quello che ti ho appena detto. Se il video ti è piaciuto, devasta il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche, e anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Erano i soldi nella tasca.